L'endometrio è lo strato più interno dell'utero, che ricopre la cavità uterina. Si tratta di un tessuto dinamico, le cui caratteristiche cambiano durante il ciclo mestruale della donna. La funzione più importante è quella di stabilire un dialogo con l'embrione, per favorire l'annidamento e il corretto sviluppo della gravidanza. Possiamo distinguere diverse fasi durante il ciclo. Durante la mestruazione, questo tessuto si squama e si stacca, provocando perdite di sangue. La fase precedente all'ovulazione viene denominata fase proliferativa o follicolare, e in questo momento aumenta lo spessore dell'endometrio a causa degli estrogeni. Dopo l'ovulazione ha inizio la fase secretiva. Durante questa fase è già presente il progesterone, che permette al tessuto di avere le caratteristiche ottimali per un eventuale annidamento dell'embrione. Considerando questi fattori, sappiamo che il momento ideale per una gravidanza è dopo l'ovulazione. Esistono varie caratteristiche che possiamo osservare mediante l'ecografia, per cercare di scoprire le condizioni ottimali, ad esempio lo spessore endometriale e le fasi in cui passa. Per poter conoscere queste condizioni, utilizziamo diverse strategie. Una delle possibilità è simulare ciò che avviene in modo fisiologico, somministrando un trattamento ormonale a base di estrogeni e progesterone. Nelle donne con un ciclo mestruale irregolare è possibile effettuare un controllo praticamente senza farmaci, che denominiamo ciclo naturale. Lo spessore endometriale adeguato, sebbene sia uno dei motivi di dibattito, oscilla dai 7 ai 12 mm e consideriamo che non sia ottimale se i valori si trovano al di fuori di questa fascia. Cerchiamo inoltre di imitare ciò che avviene in una gravidanza spontanea, sincronizzando i giorni di sviluppo dell'embrione e i giorni di somministrazione di progesterone prima del trasferimento. Ciò nonostante, il processo di annidamento è in parte sconosciuto. Per questo motivo, purtroppo, non sempre si ottiene una gravidanza, nonostante l'embrione sia di buona qualità e l'endometrio presenti tutte le caratteristiche che consideriamo necessarie.